Piove? In realtà in questo momento no, la cosa mi stupisce, ma è prevista una giornata veramente brutta. E io oggi avevo in programma di fare qualche altro video, ma come sapete questa cosa influenza troppo il mio umore. Ed eccoci qua con un video super cozy. Iniziamo con calma dalla skincare, così mi schiarisco un po' le idee. Ieri sera mi è venuta la peggior ansia dopo mesi di tranquillità, così totalmente random. In realtà, secondo me ci sono un paio di cose che potrebbero aver influito, perché in questo periodo sto programmando mille progetti, ho troppe idee e quando mi do troppi obiettivi implodo, letteralmente. Come si usa questa cosa? Maschera esfoliante con acido carbonico, toc toc. Per una pelle purificata in profondità e dall'aspetto luminoso. Cioè, non hanno fatto il cosino per aprirla. Eccoci qua con la nostra forbice. No, raga, sta maschera c'ha qualche problema perché vi giuro che è troppo densa la cosa che c'è qua dentro e non esce. Boh. Comunque, ormai ho imparato che quest'ansia mi viene quando mi do troppi obiettivi contemporaneamente. E alla fine mi sento sopraffatta perché penso di non riuscire a portare a termine nulla, dato che vorrei ottenere tutto subito. E quindi devo fare un passo indietro e focalizzarmi sulle priorità e sulle cose che davvero giorno per giorno posso fare. Perché letteralmente io vorrei organizzare mille viaggi, essere in mille posti diversi, creare mille contenuti diversi, pensare a progetti enormi che ho veramente paura di iniziare, migliorare al mille per mille nella mia vita personale, allenarmi, mangiare meglio, tutto in un giorno. Capite bene che poi il mio cervello implode e ieri sera avevo quell'ansia che ti prende proprio fisicamente con vampate di calore, dolore nel petto, uno schifo. Questa maschera ha un odore un po' strano, però ci sta. Perché è una maschera esfoliante. Una cosa bella che sto facendo ultimamente è leggere. L'altro giorno ho comprato questo romanzo che all'inizio non mi convinceva, adesso sono arrivata a pagina 62 e devo dire che mi sta appassionando. Io non so come parlare delle storie senza fare spoiler, vi giuro, perché non so cos'è spoiler e che cos'è sintesi della trama. Quindi vi dirò solo che tira fuori emozioni molto intense legate alla perdita dei propri cari, diciamo così. Penso che potrebbe essere un libro con cui tutti possano empatizzare. Molto intenso, si chiama La via del miele di Cristina Caboni. Comunque, vedete quanto è grigia la luce? Questa è la stanza più luminosa in assoluto della casa. Infatti, quando ci sono queste giornate vorrei vivere qui. Tra l'altro, vorrei andare in palestra oggi. Non lo so, mi ho preso questo schiribizzo ieri tra i mille pensieri ansiosi. Però sto aspettando un pacco super urgente per un lavoro che dovrei consegnare domani. Perché è così in questo mondo, le cose sono sempre last minute. E quindi, boh, cioè dovrei stare in casa ad aspettare questo pacco. Ma ragazzi, allora sicuramente la pelle è più morbida perché il siero che ho messo all'inizio era oleoso, quindi l'ha nutrita e idratata, però non capisco il senso di mettere il foglio di carta quando va tenuto solo 5 minuti e la cosa che agisce è il siero messo prima. Vabbè. Nelle ultime settimane sono più costante con la skincare giornaliera, nel senso che utilizzo sempre gli stessi prodotti, mentre prima di sera avevo una routine abbastanza precisa con gli stessi prodotti, ma di giorno cambiavo molto più spesso. Non so perché, forse perché la faccio spesso giù alla scrivania che ho mille prodotti. E sto usando il siero alla vitamina C di Sunday Riley, che è molto costoso e mi piace molto perché tra l'altro è un siero molto idratante, quindi è quasi come se fosse una cremina leggera. Contorno occhi di Clinique e si chiama All About Eyes, mi piace. Ah, non ho preso la crema idratante. Usiamo questa di Clarins, che è una crema giorno che io sto utilizzando come crema notte perché ho finito questa qua, mi è piaciuta
un sacchissimo. E adesso SPF 30, anche se oggi quasi non c'è luce, questa mi fa impazzire, la crema minerale di Sunday Riley, lascia la pelle opaca perché contiene probabilmente un po' di polvere minerale, e quindi se odiate le creme con SPF lucide dovete assolutamente provarla, me la sto mangiando. Ho trovato il latte vegetale migliore del mondo e fun fact, è economico perché è il latte di soia proteico della Lidl. Ragazzi, questo latte, perché deve partire la caldaia in questo momento? Perché ho la porta aperta, lo so. Pegniamola così non ci rompe le balle. Comunque, dicevo, fa una schiumetta delicatissima, super densa e cremosa, che è una favola. Non vi immaginate tanta schiuma come l'Alpro Barista, ne fa di meno, però come dicevo è cremosissima, super pannosa e densa, e io preferisco avere pochissima schiuma densa e pannosa che un botto di schiuma piena d'aria. La zucca è qui, non ho ancora fatto la polpa dopo che l'ho finita l'ultima volta, quindi latte speziato semplice senza nient'altro. Oddio, no, ho dimenticato di mettere. In realtà in questi giorni ho fatto altri esperimenti con un latte al sapore cookies and cream e mi facevo questi beveroni tipo Starbucks fatti in casa, deliziosi, ma non ho gli ingredienti, quindi magari ve lo farò vedere nei prossimi vlog. Oggi il mood è... Le spezie sono come la droga, più le usi e più ne usi. Piano pianino ho iniziato ad aumentare la quantità di spezie che uso nel latte, perché probabilmente mi sono abituata al sapore, quindi le sento meno. Non so se si capisce, ma vedete com'è denso e pannoso. Mamma mia. Oltretutto, se mi seguite su Instagram saprete che ho una nuova dipendenza, e cioè il caffè. Non l'avremmo mai detto, lo so, ma a quanto pare ci sono cascata anch'io, perché i caffè latte natalizi di Starbucks sono la cosa più gustosa del mondo, quindi sto pensando di comprare la macchinetta del caffè, ma non so se sarebbe un buon investimento, perché io mi fisso con le cose e poi mi stufo. Questi sono i miei biscottini del momento, gli zenzerini. Vieni, Oli. Ciao. Buongiorno. Il suo posticino è là sotto. Stamattina mi sono svegliata solo grazie al corriere e mi ha portato un pacchettino di questo brand che si chiama Estrid, e a me sembra di averlo già sentito, ma non mi ricordo dove. Secondo me è il brand di un influencer. Ah, no, è quello del rasoio. Mi avevano già mandato il loro rasoio, fantastico, lo uso sempre. Carinissimi i pack, l'estetica del brand, mi piace. Questo è uno scrub corpo, gel doccia, pensato per passare il rasoio, quindi per depilarsi anche. Poi ovviamente crema. Speriamo che qua ci sia un altro rasoio. Sono felice. Eccolo qua, semplicissimo ma fa il suo lavoro alla grande. Primer siero di Miamo. Il pack tutto glitterato. Il calendario dell'avvento di Kiehl's. Questo in realtà me l'hanno dato di persona all'evento l'altro giorno. Era il primo evento natalizio a cui partecipavo ed è stato super carino, ho mangiato un sacco di cose buone, c'era un bel buffet. Loro ogni anno collaborano con un artista che personalizza il pack, e quest'anno questa è l'estetica della collection. Non vedo l'ora di aprirlo. Un'altra novità carinissima secondo me sono queste palette di Mesauda. Ho un po' riso in realtà, perché quando ho aperto questa palette mi è sembrato di vedere la cutie palette grigia di Nabla, vi giuro. Però sono molto molto carine, soprattutto questa. Sono in ritardo di mesi rispetto al resto del mondo, ma apro anch'io le novità di Charlotte Tilbury. In realtà questi pacchi erano andati a finire a casa di mia zia, perché io abitavo lì anni fa ormai, ma alcuni corrieri hanno ancora quell'indirizzo, e quindi mi ero persa, mi stavo perdendo queste cose che nel frattempo io ho acquistato. Però ovviamente li ringrazio tantissimo, perché soprattutto il fondotinta mi piace un sacco. Il correttore è carino, però forse poco coprente rispetto alle mie esigenze. Va bene per le modelle di Charlotte, che sono delle buone pazzesche senza occhiaie. Questa qui invece non ce l'ho ed ero curiosissima di provarla, ma il negozio era finita e quindi non l'avevo comprata. La nuova Cipria. Questa è quella gialla.
Ce n'era anche una bianca, se non sbaglio. Arricchita con acido ialuronico, collagene, illumina, lifta e blur. In italiano si dice... non si dice... sfoca. Vabbè, nasconde i pori in poche parole. Non so cosa fare, vi giuro. Avrei da fare, ovviamente. Però non ho voglia di mettermi a registrare reel, TikTok, mini video. Ci sarebbero anche altre cose. Però non ho più voglia. E secondo me neanche voi. Quindi ci vediamo più tardi. Adesso mi metto a lavorare un po' alla scrivania. Nei giorni in cui non riesco a fare, pianifico. Così... da domani, che dovrebbe esserci il sole, sarò fresca, produttiva e pronta a fare tutto. Sto letteralmente correndo per andare a Milano a mangiare dei ravioli cinesi. Così, last minute. Decisione dell'ultimo momento. Me ne sto già pentendo perché la fotocamera ha la batteria scarica e il telefono è al 25%. Quindi potrei rimanere a Milano senza telefono e non vloggare più. Molto bene. Non ero mai venuta qui a piedi, questo è il cimitero monumentale di Milano, dovrebbe esserci seppellito anche Manzoni, è molto carino come parco. La mia fissa del periodo sono i ravioli cinesi, una fissa un po' più sana rispetto al caffè, il problema è che ne sono totalmente ossessionata, ogni due giorni penso di andare ad Arese perché c'è la ravioleria con ravioli freschi e di portarmeli a casa, lo faccio spesso in effetti. Oggi mi è presa così per risollevarmi un po' il mood. Sto andando alla ravioleria Sarpi, in Paolo Sarpi, che è nella zona Chinatown di Milano, a mangiare quelli che dovrebbero essere i ravioli freschi più buoni di Milano. Devo dire che però Milano con le foglie a terra e tutto bagnato è abbastanza romantica. Soprattutto perché sono venuta con i mezzi e non in macchina, perciò mi sono evitata tutto il panico da traffico e da parcheggio. Eccoci qua, via Paolo Sarpi, da qua in poi si trovano una marea di ristorantini tipici cinesi, assolutamente da provare. Eccola qui, è martedì, piove e comunque c'è un bel po' di gente attorno. In realtà questo non è l'unico negozio. Più avanti invece c'è il secondo negozietto che vende ravioli di ogni tipo. Adesso cerco un posto tranquillo dove assaggiare il mio bottino. Mamma mia, ho preso un sacco di cose, non riuscirò mai a finirle, ma ho speso pochissimo, meno di 15 euro. Mi sono seduta su una panchina, probabilmente mi sto bagnando il sedere, ma non voglio far raffreddare tutto quello che ho preso. Allora iniziamo dai ravioli, che sono la cosa, un po' di traffico ragazzi, una strada molto trafficata, ma spero mi sentiate. Allora, non so se lo vedete ma stanno fumando per quanto sono caldi. Ho preso due tipi diversi di ravioli, manzo e maiale. Avevo assaggiato tempo fa quelli vegetariani e non mi erano piaciuti tanto. Vediamo questi. C'è anche un bel sughetto che se fossi a casa probabilmente berrei. L'unico problema è non so quali siano di maiale e quali di manzo. Vabbè, adesso facciamo un test, assaggio e vediamo. Una porzione 4 euro, praticamente un euro a raviolo, ma sono giganteschi. È un po' agrodolce. Strano. Sono diversi dai classici ravioli che si mangiano all'all you can eat. Ha un sapore un po' particolare perché è autentico, quindi potrebbe non piacere a tutti. Questo qua chiaro è un po' più delicato e secondo me è più buono. Andiamo all'ultima cosa che ho preso, secondo me la più buona. Questo paninetto si chiama Mo ed è fatto con il pane preparato al momento da loro, cotto al forno, e all'interno c'è del maiale stufato per 12 ore. L'ho pagato un po' di più rispetto ai ravioli, 4,50 euro, però è un bel paninetto ed è pienissimo di carne. Mangiato dopo i ravioli sembra un po' asciutto, ma quando ti esce fuori il sapore di questa carne è veramente delizioso, a me piace un sacco. Rispetto ai ravioli tra l'altro ha un sapore molto più tranquillo, tradizionale, anche più vicino ai sapori italiani, quindi potrebbe piacere a più persone secondo me. Comunque con la scusa che ho il telefono scarico non lo sto usando e devo dire che è una liberazione da una parte guardare il mondo, non avere sempre il naso abbassato dentro al telefono, ti godi molto di più la vita.
Non lo so, quando uno ha la pancia piena si sente molto meglio, no? E tra l'altro l'ansia per essere in giro con tutto scarico mi sta letteralmente passando. Ho realizzato che nel peggiore dei casi so come tornare a casa e non è così grave, insomma, la situazione. Io faccio sempre il biglietto col QR code e non me lo prende mai. Vediamo. Dai. Miracolo. Non prendo mai la Lilla, ragazzi, ma è deserta, ci sono solo io. Ok, tra l'altro è la metro più nuova che ha anche le protezioni, quindi c'è la doppia porta. Quando arriva la metro si aprono le porte e puoi passare. Come... dov'è che c'è questa cosa? Forse a Londra. Sicuramente in Thailandia, a Bangkok, sì. Lì mi ricordo che c'erano le protezioni. Utile perché sai anche dove si apre la porta e ti puoi posizionare. Però non c'è mai nessuno. Olympus! Davanti alla telecamera, ma che protagonista che sei! Alla fine è uscito il sole, quindi mi sa che mi tocca andare al parco. Mi tocca andare a fare la passeggiata al parco. Mi sa che bisogna andare al parco, vero? Perché c'è il sole. C'è il sole, Olimpia. Quindi andiamo e dillo a loro che vogliono saperlo. Dove ci andiamo? Dai, cambio le scarpe perché sennò posso dire addio alle mie New Balance. Sei pronta? Andiamo piano. Se dico andiamo, parte piano. Se dico vai, inizia a correre come una matta. Olli, vieni! Cucciolona, dai, corri! Che bello, guarda, non c'è nessuno, tutto nostro al parco! Allora, non si vede niente, cioè... io odio questa stanza! Da quando ho messo gli armadi al centro della cabina armadio, che servivano perché non c'era abbastanza spazio dove mettere i vestiti... la luce fa schifo in questa stanza. Mannaggia. Vediamo qua. Forse così va un pelino meglio. Ho il gelo nelle ossa. Infatti mi sa che finito di farvi vedere questo nuovo acquisto, mi metterò qualche maglione di pile super caldo. Allora, domenica sono stata all'East Market, finalmente ce l'abbiamo fatta, l'ultima domenica del mese. Siamo andati alla fiera dell'usato che fanno in via Mecenate a Milano. È stato carino, dai, c'erano un sacco di bancarelle che vendevano non solo vestiti usati, ma un sacco di cianfrusaglie, dagli orologi, gli occhiali da sole. Io ho trovato questo cappotto, non avevo intenzione di comprare niente, però mi sembrava un affare e quindi eccolo qua. È un colore molto particolare, vedete, è una sorta di marrone che io definisco marrone orso perché è molto intenso, non è un colore particolarmente trendy in questi anni secondo me, ma è un classico e soprattutto l'ho pagato 200 euro. Lo so, direte, è tantissimo per una giacca usata. Io, ragazzi, sono molto schizzinosa, sono molto puntigliosa, quindi vi posso assicurare che se non fosse stato perfetto, sembra letteralmente nuovo, non l'avrei comprato. Si tratta di un cappotto 100% lana di Max Mara. In realtà una percentuale di lana è molto perregiata, adesso vi dirò che cos'è. Non scandalizzatevi, si tratta di un cappotto vecchio, non li fanno più così a quanto pare, perché il 50% è lana vergine di pecora, credo. Fanno con le pecore, boh. La restante parte, il 50%, è lana di angora, sarebbe coniglio, un coniglio dal pelo lungo super pregiato. Infatti questo è il cappotto più morbido che io abbia mai toccato, e perché appunto è fatto così. Quindi non potevo non portarmelo a casa, cioè con 200 euro un cappotto Max Mara con questi materiali è impossibile trovarlo.
Adesso mi metto al computer. Ma in realtà la mia giornata è finita, ve lo dico. Ho intenzione di cazzeggiare un pochettino e decidere che contenuti fare nei prossimi giorni. Tra l'altro mi è appena arrivata la notizia che forse fra 2 giorni potrei andare in un posto super figo e io non mi sento emotivamente pronta. Nel senso che mi lamento sempre quando non vado agli eventi super esclusivi e fighi, cioè ci rimango male, vorrei partecipare anch'io magari. Poi quando mi arrivano le occasioni però vado in panico e dico, oh mio Dio, non ci voglio andare. Quindi boh, non mi hanno ancora dato la conferma, è solo una proposta, ma è una cosa super imminente e di conseguenza non avrò troppo tempo per prepararmi psicologicamente. If I was you, I wanna make you come. L'ultima cosa che avrei voglia di fare in questo momento è uscire di casa, ma sono una brava fidanzata e quindi sto andando a comprare il panettone al cioccolato e la lasagna a salvo. Cos'è sta roba schifosa? È uscita una cosa orribile dalle mie scarpe. Non vi ho più aggiornato, ovviamente non sta più male. Alla fine siamo andati al pronto soccorso, gli hanno dato antibiotici e cortisone e adesso sta benissimo. Però ho ricominciato a lavorare e oggi ha preso un sacco freddo e quindi qui entro in gioco io che faccio la brava fidanzata. E oggettivamente oggi non ho fatto molto se non nulla e quindi sarò io a uscire a prendere un po' di freddo adesso per prendere la cena. Io in realtà penso di scaldare i ravioli avanzati oggi, mangerò quelli e basta. Volevo fare uno sformato di cavolfiore, patata e cavolo nero, visto la ricetta su Cucina Botanica. Questo è il cavolfiore, per farvi vedere. Sta marcendo perché sono giorni che voglio farlo e continuo a rimandare, dato che sono pigra. Ma ovviamente stasera lo cuociamo, altrimenti ciao. Va bene, vado a comprare queste schifezze. Sono tornata e ho un cavolo nero. Ho comprato il cavolo nero perché per fare lo sformatino mi mancava. E adesso non ho più scuse. Ai ai ai. Sì, un attimo, ho comprato un sacco di cose, amore, ho speso 40 euro. Però tutte cose per te, a parte una. Vieni a vedere. Tieni che apro. Tieni che guarda, apro la videocamera. Ciao amore. Allora, ho comprato 2 panettoni. In realtà uno è un pandoro al cioccolato e l'altro è un panettone al cioccolato. Questo però l'apriamo a Natale. Ma non smetti di tossire tu. Cenetta check. Io finisco i ravioli di oggi, anche il pezzettino di mo che mi è avanzato. Ce n'era un po' di più quando sono tornata a casa oggi, ma ho dato qualche morso anche per merenda. Cena asiatica contro cena tradizionale con la lasagna scaldata. The Last Along. Adesso ci guardiamo Merlino. Abbiamo iniziato questa serie, in realtà io non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo perché io e Salvo iniziamo sempre le serie insieme e poi lui se ne frega bellamente di me e va avanti a vederle, quindi io non capisco niente. Dammelo tu. Buon appetito ragazzi. Mi sono rimessa alla scrivania perché stasera ero ispirata e sto creando la mia vetrina Amazon, cioè una sorta di account personale in cui organizzo tutte le mie cose preferite divise per liste. Ho fatto la lista dei prodotti makeup secondo me migliori che si trovano su Amazon, tutti gli accessori che uso per truccarmi, quindi pennelli, spugnette, gli strass, tutte le cose più utili che io compro su Amazon come le ciglia finte, prodotti per il corpo, capelli e anche altre cose tipo i miei elettrodomestici preferiti come il mio tostapane, il montalatte che uso per fare i cappuccini, i miei libri preferiti, cioè insomma una marea di cose che secondo me potrebbero tornarvi utili in queste settimane in cui stiamo tutti cercando i regali di Natale e dato che ci sarà il Black Friday fra qualche giorno può essere utile condividere questa lista con voi in modo che abbiate tutto ordinato. Se riesco ve la lascio giù anche
nell'info box di questo video, anche se vi avviso, l'ho appena creata, quindi piano pianino aggiungerò sempre più cose. E nulla, adesso mi sa che spengo tutto, vado a dormire, anzi a leggere il libro che vi ho fatto vedere stamattina, perché almeno un capitolo al giorno voglio leggerlo, a parte che mi piace un sacco e mi fermo dopo un po' nella lettura perché ho sonno. Sì, se no leggerei anche molto di più. Va bene, ragazzi, spero tanto che questo vlog casalingo vi sia piaciuto. Ho sicuramente cambiato il mio umore rispetto a stamattina. Parlare con voi mi mette sicuramente di buon umore e mi sento molto più utile e propositiva, quindi è stata una buona idea fare il vlog. Lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al canale così non vi perderete tutti i prossimi che usciranno e noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 2:30 con un nuovo video. Ciao!